Sentiamo allora Serse Cosmi che vedo in preview intervistato da Marco Taccucci. Pochino meglio. Senti, sono passati 8 mesi da quel giorno in cui tu dicesti che non avresti più parlato del Perugia. Ce la facciamo a dire due parole sul Perugia, visto che insomma ne sei tifoso, ex allenatore, insomma è anche uno che ha contribuito a rendere grande questa società. Ma guarda, il discorso è semplice, io voglio parlare da ex allenatore, ma più da tifoso e da perugino, quindi io dico che il sentimento in questo momento di un perugino vero e di un tifoso del Perugia è quello di sentirsi umiliato. Questo secondo me è lo stato d'animo di chi vuol bene alla squadra e di chi si sente perugino fino in fondo. Nello stesso tempo però da questo sentimento di umiliazione so anche che forse per ritornare a certi livelli, non dico che bisogna arrivare a questi punti, però bisogna ripartire da qualcosa di molto duro. Penso che il fallimento in assoluto, ripeto, non per dei motivi sportivi in sé per sé, ma proprio per dei motivi sociali, sia la più grande umiliazione che una società, ma che una città può subire. Allora, molto probabilmente questo tipo di delusione, di umiliazione, come dicevo prima, farà ritornare nei perugini, mi auguro, quel senso d'appartenenza vero, che molto probabilmente negli ultimi periodi non c'era più o si era affievolito, non dico da tutti perché c'era gente che ancora andava allo stadio e ancora sosteneva la squadra. Questa è l'unica cosa che mi sento di poter dire e ovviamente spero che chi subentri a Perugia lo faccia non per motivi speculativi, lo faccia solo con un progetto sportivo e che non voglio più sentire parlare nello stadio, queste perché sono cose veramente ormai anacronistiche, sono fuori da ogni logica, credo, di chi invece deve avere la credibilità nei confronti di una città, di una tifoseria, per dimostrare lui a Perugia che è gente che vuole fare calcio in una maniera seria. Si parla di diverse cordate che potrebbero essere interessate a questo fallimento in corsa. Non ti chiedo opinioni in merito, ma sappiamo che comunque Ermanno Perrone è venuto a casa tua. Non ti chiediamo di sapere quali sono le conversazioni che sono uscite fuori durante un pranzo, però almeno. C'è venuto anche Miccoli, tedesco, per dire, quindi posso dire che il prossimo acquisto del Perugia è Miccoli perché è venuto a casa mia. Cioè, Non sarebbe male. voglio dire, c'è anche altra gente, insomma, a casa mia. Cioè, non è che se fossero venuti, cioè, se la gente interessata al Perugia fossero quelli che sono venuti a pranzo a casa mia, sarebbe, a parte Ermanno e qualcun altro, sarebbe un problema per il Perugia. Però tu una sensazione, un'opinione te la sarei fatta anche parlando con Pieroni, no? Ho semplicemente detto che avendo vissuto con Pieroni, diciamo un Pieroni part-time a Livorno, lui ha sempre parlato di Perugia, quindi ve lo dico perché poi ve l'ha detto anche lui, come di un posto che l'ha esaltato in un momento sportivo. È l'unico posto che l'ha, diciamo così, rispettato in un momento di grandissima difficoltà personale. E lui è rimasto per questo molto legato a Perugia. E parlava proprio anche qualche mese fa, diciamo, dell'assurdità del vedere Perugia in una categoria come quella che stava frequentando. Non penso, ripeto, avendolo conosciuto meglio in questo periodo, che si metta in una situazione per poter perdere credibilità in un posto che tutto sommato gli ha dato tanto. Questa è una mia sensazione, però da qui al fatto che poi la cordata che lui promuove, concretizzi, ce ne corre, insomma, quindi questo è un giudizio mio personale sulle motivazioni che Pieroni può avere. Poi, ripeto, per tutto il resto non mi esprimo perché non tiro volata a nessuno e non voglio neanche essere messo in mezzo in situazioni che in questo momento non mi appartengono da addetto ai lavori, ma appartengono come perugino e come tifoso e quello lo rivendico. E